E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di MTA Mag per una nuova avventura ninja. E oggi voglio mettere seriamente alla prova questo mezzo qua. Più che la Neuronon, voglio capire un po' in generale come si comporta un e-bike su determinati tipi di sentieri. Voglio capire se i 23-24 kg di una full power che possono giovare in alcune situazioni si possono trasformare magari in un problema in altre. E quindi dai, seguitemi per questa avventura, faremo un bel giro qui sul catinaccio d'Antermoia, ma non passeremo per il lago e rifugio Antermoia, scenderemo giù da un'altra parte, una discesa più tecnica che metterà a dura prova questo mezzo. Comunque avevo anche voglia di creare un contenuto apposta per un e-bike. Qui sul catinaccio, secondo me, è una zona che si presta a essere raidata con questa tipologia di mezzi, perché le salite sono veramente impegnative. Io l'ho sempre affrontate con la mountain bike normale, però bisogna essere molto allenati e comunque difficilmente riuscivo a pedalare tutto. Con questo mezzo sicuramente ci si diverte a pedalare anche su trail un po' più impegnativi e tecnici. Questa, ragazzi, non è la Neuronon che ho testato a Massa Marittima, è il top di gamma che, come potete vedere, monta già il nuovo SRAM GX AXS senza forcellino, e devo dire che va veramente bene. Ti dà la possibilità di cambiare sotto sforzo, e specialmente qui su una bici elettrica è tanta roba. Sono curioso di vedere la durata e la robustezza nel tempo, però come funzionamento no, non posso dire niente, veramente ottimo. Forse leggermente più lento come velocità nella cambiata, però dal momento in cui possiamo appunto cambiare quando vogliamo, possiamo cambiare sotto sforzo, anche se è un millesimo di secondo un po' più lento, non ce ne frega niente, perché tanto noi comunque continuiamo a pedalare, continuiamo a spingere sui pedali. Arrivati a rifugio e passo principe. Bene ragazzi, adesso di là si salirebbe su al passo Antermoia, ma noi scenderemo giù di qua. Parte per la nostra discesa, ragazze. Tecnica sta parte, molto smossa. Mamma mia, che grip inesistente, ragazzi, oh, che fatica. Primo pezzo di discesa sulla forcella l'abbiamo fatto, adesso si continua.
diciamo che uno spress risultano un pelo più complicati da fare con l'e-bike. Bisogna portare il proprio peso più sull'anteriore. O almeno io che uso da anni la mountain bike normale, sono abituato a gestire quel tipo di bici là, con l'elettrica faccio un po' più fatica. Breve tappa al bellissimo rifugio Bergamo, che è veramente situato in una valle, in un posto spettacolare. Sicuramente è ben piantata per terra, è molto stabile, però nel ripido e smosso bisogna un po' dosare bene il freno e soprattutto bisogna anticipare un po' la frenata in curva, perché se si arriva a bloccare le ruote, le gomme perdono aderenza, la bici inizia a scivolare e il peso in più veramente ci trascina giù a valle. Che trail, ragazzi, e che ambiente! Nei passaggi tecnici tendo a incappellarmi un po' di più rispetto alla mountain bike normale. E comunque dicevo che sicuramente il peso dell'e-bike 23-24 kg sulle cose tecniche si fa sentire e tende a sbilanciarti di più. Bisogna prenderci un po' la mano. Sui pezzi così un po' veloci e fisici, ecco che qua invece il peso gioca un po' a favore, perché macina fuori tutto. Poi comunque questa Neuron On è veramente una bomba, e si continua su questa bellissima discesetta verso San Cipriano. Che bomba di sentiero! Allora, peso in avanti e via di uno spress. Da San Cipriano adesso ho preso questa bella forestale che ci riporterà su in quota circa 2000-2002. Ebbene, inizia la seconda parte di questa avventura. Per il momento ho fatto quasi tutto in eco, a parte qualche breve strappo in salita. Siamo più o meno a circa 1500 metri di dislivello e ancora il 60% di batteria. In realtà non sono andato tanto a risparmio, perché comunque l'eco l'ho un po' pompato dall'app della Bosch. Gli ho dato un po' di potenza in più. Che bello il catinaccio. Ebbene, adesso da qua sarà tutto sul sentiero, direi il modo perfetto per sfruttare un e-bike. Vai. Grande, parte subito ripidino in salita, eh?
Ciao. Senza vista qua. Madonna mia. Che rischio. Ok. Abbiamo capito che sto trail c'ha i trabocchetti, quindi meglio stare un po' all'occhio e non aprire troppo il gas. Il triste destino di un cicloalpinista: caricarsi la bici in spalla, anche se si ha un'elettrica. No, dai, l'ultima parte qua del 15 per arrivare verso Rifugio Fronza sta rivelando non tanto ciclabile, purtroppo. Forse era meglio prendere, o meglio continuare sul sentiero 7. Eccoci qua, ragazzi, arrivati a un altro bivio dove lì alle mie spalle c'è il Rifugio Fronza e dall'altro lato abbiamo un altro spettacolare traverso, il sentiero del Masarè. Comunque non ricordo se questo sentiero qua è vietato alle bici, qui non ci sono cartelli, però è un sentiero super affollato, quindi consiglio di venirlo a fare fuori stagione e a orari un po' tardi, cioè o al mattino presto o nel tardo pomeriggio come adesso che sono le 5 passate. Guardate che posto, cavola! 2400 metri di dislivello e 30% di batteria rimanente. Sempre bello sto sentiero, cavolo, cioè che panorama. Questi sentieri qua fatti a queste ore, ne giovano i trekker che noi gli rompiamo le palle, ma ne gioviamo anche noi, cioè ho tutto il sentiero per me, una pace assoluta, cioè cosa volere di più? Anche su quest'ultima parte c'è da fare un po' di spintage, eh? Non è proprio tutto ciclabile, neanche con l'e-bike. Tra che, come vi accennavo, la Neuronon c'ha il movimento centrale molto basso, quindi picchiare col pedale è abbastanza semplice. Bombetta! Oh! E se si picchia col pedale un sentierino così, fa una brutta fine. E qui breve tratto di portage per riportarmi un po' in quota e raggiungere il Rifugio Vaella. Purtroppo questo pezzetto di sentiero è veramente un disastro, completamente inciclabile anche per un e-bike, anzi talmente sconnesso, scassato, che facciamo più fatica col walk che non a caricarmela in spalla. Comunque questo è un buon sistema per risparmiare batteria, eh? Ormai siamo arrivati alla Goldie qua, spettacolo. Ed eccoci qua, ragazzi, ultima tappa di questo tour, Rifugio Pederiva e Vaella, al cospetto del Catinaccio con
nessuno in giro, spettacolo. Beh, adesso è meglio che mi muovo a scendere perché non ho neanche una frontale con me e ho ancora un'ora di luce. In realtà la discesa della strada è ancora abbastanza lunga. E spostina, eh? Con calma e parsimonia. Non ho tanto spazio per girarmi. Ad esempio questo tornante mi sono incartato, probabilmente con la mountain bike normale l'avrei fatto. Porca miseria, più che altro con l'e-bike faccio fatica sul ripido e anche direi esposto ad alzare tanto il posteriore, perché il trucco sarebbe quello di passare sopra a queste roccette, fare così, portarla qua e il gioco è fatto, semplice. Ma non ho ancora questa confidenza. Sarei curioso di tornare a fare quei passaggini con la mountain bike per vedere se sarei più disinvolto. Questa Neuronon è montata con i miei amati SRAM Code, che quindi i sentieri dolomitici sono pessimi. Non mi ci trovo, vanno in crisi dopo i primi 30 secondi di ripido. Quindi ho montato i nuovi dischi della Galfer, gli Shark, da 220 all'anteriore e 200 al posteriore, con pastiglie sempre Galfer. E devo dire che mi hanno veramente sorpreso. Li ho montati pensando che non cambiasse praticamente niente. Il freno è quello che è, quindi non aspettatevi che da così diventa così, cioè non è che acquista una potenza frenante come un Shimano, come un Formula o come un Magura. La potenza frenante è leggermente incrementata, ma non fanno i miracoli. Quello che invece cambia tanto è proprio la resistenza, secondo me, al surriscaldamento. Questi dischi qua si surriscaldano molto, ma molto meno rispetto agli originali, e quindi il freno non va più in crisi come una volta. Riesco a farmi una bella discesa, bella lunga, bella ripida, anche se sono sempre attaccato al freno perché appunto la discesa lo richiede. Con questi dischi il freno non va più in crisi come prima, e di conseguenza anche la frenata rimane più costante durante la discesa. Da questo punto di vista qua mi hanno veramente sorpreso, almeno adesso riesco a utilizzare questi freni qua. E che roba, che passaggino, mamma mia che giro. 2550 metri di dislivello, fatti non tanto con parsimonia, perché specialmente qua nell'ultima parte ci ho dato un bel po' di gas, ho finito col 16% di batteria. E che dire, dai, mi sono divertito un sacco. Sicuramente l'e-bike ha il suo perché, anche se ho sempre sentimenti un po' abbastanza contrastanti, perché io sono un po' forse della vecchia scuola, che secondo me la montagna o comunque certi posti non devono essere accessibili a tutti, bisogna sudarseli. Con questo non voglio dire che con l'e-bike non si può far fatica, però è innegabile che dà la possibilità a tutti di poter arrivare in luoghi fino a prima irraggiungibili.
E questa, diciamo, se vogliamo un po' filosofeggiare, questa cosa qua non è che mi fa impazzire. Però sicuramente questo nostro mondo lo amplia tantissimo. Io mi sto divertendo un sacco a casa a riprendere in mano tutte le cartine, a ristudiarmi nuovi giri, nuove combinazioni con salite diverse da quelle che farei con la mountain bike normale. E questa cosa veramente ti rinnova un po' la passione. È veramente bella. Anche il giro che ho fatto oggi con la mountain bike sarebbe stato veramente dura, o comunque avrei spinto veramente tanto, veramente tanto. Qualcosa ho spinto anche con l'e-bike, ho fatto anche un po' di portage, però io direi che un 85-90% me lo sono portato a casa tutto pedalato e è stato veramente divertente. Ero curioso di portare questo mezzo su sentieri, diciamo tecnici, quelli un po' che piacciono a me. Pensavo onestamente di trovare più limiti, in realtà mi ha abbastanza stupito, anche se comunque devo dire che nelle cose veramente estreme, appunto come abbiamo potuto vedere prima su alcuni tipi di tornantini o comunque su cose molto ripide, smosse, non ho ancora la confidenza che mi dà la mountain bike. L'e-bike, con il suo peso, è diversa e sicuramente si fa più fatica, diciamo, ad approcciarsi a determinati tipi di discese. Io devo prenderci la mano e non ho ancora piena confidenza, ma questo appunto dimostra che, è un po' più complicato, diciamo, con l'e-bike affrontare determinati tipi di percorsi. E dal Ciampedie questo è tutto. Spero che questa avventura elettrica vi sia piaciuta e ci vediamo per la prossima. Ciao!